Signori, dobbiamo continuare con Call of Duty 3 nonostante le nostre disavventure su Warzone 2. Questo va portato a termine, quindi direi di continuare. Ostaggio. Les Ormes French. Let's go. Chi? Finalmente hai trovato un po' di spina dorsale, eh? Non possiamo permetterci di aggiungere anche te e Doyle alle nostre... Non so se l'audio è al massimo. Io non capirò mai perché le voci sono così basse, però che... Gesù, che succede? Oddio! Ma devo sparare anch'io! Mi ero incantato! Hola! Morti tutti, anche gli ostaggi, tutti! Dove stanno? C'è un singolo sopravvissuto. Certo, il succhio ora sarà... Oddio, guido io? Oh Jesus, vado, vado. Fanculo! Vabbè, io passo da questo, no? Ciao stronzi. Ma perché qua la strada era bloccata, quindi mi sono fatto il giro. Che cazzo. Parapapapa, dove cazzo sono finito? Ok. Ciao. Passeggiatino. Il veicolo di fronte. Amico, nemico, nemico, amico. Amico, sì, amico, credo. Ma ne ho idea. Questo è... Ok. Più che altro vorrei sapere dove cazzo devo andare. Si vede una direzione, per Dio. Tipo da questa? Sto procedendo a caso, come... Oddio. Oh, è qua. È qua, è qua. Qua, è qua. Non è qua. Pensavo di poterlo sfondare. Per forza da questa parte. Ok. Boh, queste sezioni di guida. Oddio. Secondo me sono meglio. È meglio quando tu spari e basta. Non lo so, lo rende più... C'è più adrenalina, no? È più cacciarone. Cioè, se ci mettiamo noi alla guida. Cioè, se mi metto io alla guida, perlomeno. Che cazzo. Come mia nonna, così. Cioè, voglio dire. Oh. Forse il vostro uomo è in quella casa. Prendi Marcel con te. Noi staremo qui di guardia. Forse. Forse in quella casa. Lascia che ci racconti una storia, la signorina. Oddio. Bong! Ha smontato il camion. Oh Jesus! E non sono morto. Dovrebbe rendermi invincibile. Vedi che tipo... Sono cose che secondo me mancano al classico COD, no? Cioè, vieni investito dall'esplosione di un camion e non ti fai nulla. Ma cazzo è possibile? Come ho? Oddio. Vabbè, meglio di niente. Bong. Fanga the front three. Cioè qua sparandogli alla finestra, questi qui dormendo. Dov'è il nostro ostaggio? Madonna. Prima mi piaceva il pompa, adesso no. Deponete le armi. Aspetta un attimo. Vamos. I nostri amici di sotto non fanno assolutamente nulla, eh. Che cazzo c'è qua? Oh merda, una morte! Ecco qua c'è. Niente da fare, il maggiore non è qui. Troviamo quella cantina. Ma non c'era un tempo in cui potevi dare un colpo? Vabbè. Lasciamo stare. Oddio. Tengo questo. Steccateli! Non posso fare tutto io, per Dio. Morete! Oh merda! Fammi entrare! Fammi entrare! Folle! Mica di mezzi coglioni!
Quello mi odia segretamente, vuole farmi morire. Guarda, oh, almeno qualcuno non è morto. Sono rimasti lì come degli idioti. Ma sembra tipo un Call of Duty 3 low budget, no? Circa, dai. Non so, ve l'ho detto, non mi aspettavo molto di più. Forse era tipo l'idea di non poterlo giocare che nella mia mente mi ha creato aspettative altissime, no? Non potevo giocarlo perché ovviamente non essendo uscito per PC ho detto, minchia, non è uscito per PC magari perché questa gran figata grafica super cazzuta che magari non ce lo possiamo permettere. Però boh, siamo un po' così, Non è molto ispirato, ecco, tutto qui. Ma è sempre un COD, quindi ce lo giochiamo. Sapete come possiamo dire se questo è brutto se non lo giochiamo? Oh, merda. Oh, merda. Ma non muore, Ok. Merda, ma è ancora vivo! Ok. Siamo arrivati, ma questi qua stanno ancora dormendo. Che succede? I miei compagni non ci... Ma che cazzo? Mi sono spawnati adesso? Che stavo... Che ero passato, ma che da cazzo? Questa è follia. This is madness. Porta! Okay. Ecco perché la chiudo. Ora meglio fucile, va. One shot, one kill e via. Poi ci impiega una vita per caricare. Aspetta, No, me la regalo il confet. Oh, merda, no, che non voglio morire. Che c'hai? I checkpoint mi sei un po' a cazzo di cane sto gioco, minchia. Guarda che roba! Porco demonio bastardo! Tira quella testa da stronzo. Guarda, guarda, guarda. Un muro di fuoco dove non vedi un cazzo. Devo prendere il lot. Prendili tu. Gerald Tiberius Ingram. Maggiore. Matricola 4, 5, 8, 7. Boom. Gran tempismo. Andiamocene via da qui. Ah, ma non ho ragione a chiudere vivo. Ho sentito il casino. Doyle, segui il galletto. Forza. Oddio, come cazzo è caduto? Non sono l'unico prigioniero dei campi. Certo che no. Venendo qui abbiamo salvato dei partigiani dal flottone d'esecuzione. Il cruco che mi ha interrogato diceva di aver torturato 3 prigionieri, ma non ha parlato di plotoni d'esecuzione. Maggiore! Gli abbracci a più tardi, Pier. In questo momento altre 3 persone sono sotto tortura. Meglio dividersi. Buona caccia. Doyle, va al volante. Va bene. Che palle, volevo andare alla mitragliatrice. Dovete sempre rompere i coglioni. Vado. Trovo una casa dei Maquis. Oddio, raga. Non riuscirò mai a vincere su Warzone 2. Non sono assolutamente certo, guarda. Più continuo a giocarci, più continuo a buttarci ore. Più probabilmente, forse mi conviene più giocare per i cazzi meno. In Battle Royale singolo. Perché tanto se devo pensare, minchia, di farmi quartetti con gente che veramente non sta a giocare. Gesù Cristo, allora ciao. Perché non sanno giocare, per Dio. Escono subito, ve l'ho fatto vedere. Per accrepano. Madonna! Ci manca da poco. Per accrepano subito escono. Presi da Rosic. Non si che aspettare, per Dio. Sei morto. Aspetta che ti respawno. Anche perché siamo a quartetti. Difficilmente la quartetti la vinci con... Cioè la vinci in due.
Atto. Mica posso prima a picchiarli, guarda. Guarda come muoiono. Guarda come muoiono. Chiamatemi il picchiatore. Il Machis nella casa. Che è il Machis? Merci, non so per quanto avrei potuto resistere. Ah, questo. È Machis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh. Volevo battere avec moi? Ecco, l'ho istruito. Quindi ora dobbiamo andare a trovare un altro. Trovo una casa. Un'altra quindi, ok. Devo fare inversione. Ah, ok, me lo dice lui, devo andare là apposta. Se me lo dice lui, che problema c'è? Oddio, sparano. Non so da dove. Ok. Ciao bello! No, volevo investire. Quanto si rompi, coglioni? No. Sparate, per Dio! Ma guarda che roba! Ok, io pensavo. Mi stavo fermando prima perché pensavo di essere arrivato. In realtà non era arrivato. Sì, ma usatelo quel mitra. Sparate, fate qualcosa. A destra! A destra! Questa roba. Vuoi sparare, Cristo? Vedi perché voglio esserci alla mitragliatrice? Se stronzate non le faccio. Ma che ogni tanto c'è un bug grafico, tipo si vede il rosso per un attimo. Gesù. Ok. Oh merda. Fanculo. Ok. E quelli dietro? Spariti! C'era un camion e sparito. Aiuto! Dove sta quella nostra? Mi faccio il picchiatore di nuovo, guarda. Devi sammenarli forte. Andiamo qua sopra. Ada! Ada! No, che qui parano! Ah! Oh merda, stavano parando. Non c'erano troppi. Ok. Ok. Dov'è il mannequin? Sta porta non si apre lì. Che succede? A chi stanno sparando? Chi sta sparando chi? Madonna, queste granate. Secondo me il garage è dall'altra parte del cortile. Lo stavo facendo in realtà. Cioè qua è oddio. Grazie per il salvataggio. Oh, mon petit chéri. Trova l'altra. Ok. Alla prossima casa. Ancora. Fatemi sedere. Ok, l'ultimo ci manca. Ok. Andiamo a vedere se qualche altro. Se l'ultimo soldato almeno ci dà una cuscia di rana fritta, una baguette, qualcosa. Posso girare per di qua? Sì. Sì, posso tagliare la strada. Aiuto. Ok, siamo arrivati. Aspetta, qua ci vuole un confetto ben tirato. Tiè. Quante ne sono morti? Due. Uno. Zero. Oh, bello. Tiè. Tiragli un confetto anche tu, divertiti, guarda. Guarda come... Oddio, quello era l'amico, però vabbè. Fanculo anche lui. Fanno tutto fuoco. Ok, vado io. Ma non c'è la compenetrazione dei proiettili? Perché non l'ho provata sta cosa? Credo di sì, dovrebbe esserci. Il Machis non è qua? Ciao Machis! Che puoi capitare?
Esce dalla sua stanza con un fucile già pronto. Ma non potevi uscire prima a difenderti? O difenderci? È incredibile. La logica. Esce già armato, capito? Dalla sua stanza. È fantastico. Oddio, cosa ho visto. Andiamo, va. Ma che cazzo? Piangi. Ma che devo fa? Le abbiamo stanati tutti, Doyle. Ok. Beh, torniamo al cortile. Ok. A destra! A destra! Senti come lo dice. A destra! Ma anche di qua, giusto? Sì. What the fuck? Ma sparare a quei cazzo di cosi no, eh. No, aspetta, forse ho sbagliato. Forse è di qua. Ok. Penso che dobbiamo fare per forza un giro strano. Ehi, devo fare il giro strano. A destra. Slalom strano. E ho capito, è ovvio che è da sinistra, è l'unica strada così. Ho buttato la narra dura. Oddio, ma perché è slitta? Ah, ok. Benvenuti a farti, ragazzi. E per chi combattete? Nulla. Wow, che bel tiro. Hola, sono duri sti gnocchetti. Sono aerei di passaggio, non mi piace. Fantastico. Aiuto, chi è? Morti no. No. Oh merda, quello è un po' più un problema. Oh shit. Ecco la situazione. Oh. Andiamo ad attaccare la bestia sul piano, destra o da sinistra. Poi, tu vai in destra. La destra. Sarà una carica. Sì, sì, non capisco niente di quello che sto dicendo, però va bene. Ok. Ah, fa lei, vai, vai, vai. Pensavo dover la pezzare io, là. Ora via da lì. No! Vai, esplodi col carro. Che cazzo? Che animazione era? Audi è morta? Ma cosa? Ma che animazione era? Toh. L'ultimo confetto. E non muoiono, eh. In mezzo ai cadaveri dei gruppi. Che devo fare? Ah, dobbiamo difendere magari. Minchia, belle. Belle bombe di tiro, eh. Oddio. Oh madonna. Sì, allora se è sopravvissuto al bombardamento tutto è Wonder Woman. Oddio, guarda, no, è impossibile. Cioè, è diventata carne da macello, guarda qua, si, questo si crede Superman. Sempre.
coraggiosa come voi partigiani. Coraggio, uomini! I suoi sono pronti? Si può essere pronti a marciare verso l'inferno. A quei carristi non resta molto tempo, sergente. Signore! Dal comando. I polacchi hanno preso la collina 262, ma hanno perso il marconista. Abbiamo problemi maggiori di quello, soldato. E questo è un in più, signore. Il comando vuole che mandiamo un marconista per aiutare i polacchi. Beh, allora muoviti. Signore? Che stai aspettando? Monte Ormel ha almeno una giornata di auto. Baron, Baron, ti sto facendo un favore. Alcuni nostri carristi sono stati fatti prigionieri. Siamo in missione di salvataggio. Affare molto pericoloso. Meglio che tu ne stia fuori. Non sono un codardo, tenente. Il mio compito è proteggere la radio. Il nostro unico contatto con... Ora il tuo compito è essere la radio dei polacchi. Bene, puoi andare. Hai sentito gli ordini, soldato? È stato un po' duro con lui. Ho problemi ben più seri. Preparatevi a muovervi. C'è gente che conta su di noi. Questo farà una brutta fine, questo in piedi, guarda te. O lui o il carro. Ecco. Quello... Gesù Cristo. Quello in piedi l'ha preso di brutto. Per Dio. Ma come cazzo dovrei fare? Guarda che roba. Ma che cazzo. Ah, minchia. Stavo morendo, cazzo. Andiamo. Oddio, fatemi cambiare sto schifo. Ma la posizione. Oh, aspetta, faccio così senza neanche mirare una bomba, vale. Dai, dai, un po' fai piazza pulita, dai. Why not? La nonna pecorata! Oh, eccolo! Lo bramavo! Bello questo. 44, su TG per Dio che sto facendo! Gli do un bacino. Ne! Ma lo becco un mazzo. Oh Jesus! Oh. Siamo dei vergogni, faccia nella casa. Nella casa. In the house. Let's go. Oh merda. Mi chiedevo quando sarebbe arrivato. Con i miei amici lì a fianco che guardano lo spettacolo e dicono: no, ma guarda sto coglione. C'è che roba. Finalmente. Assolutamente si fa in due sezioni sta roba. Con la prima gli do un colpo, poi si continua a combattere, poi zack, lo uccido. Ah, oh, shit! Tedeschi, prendeteli voi! Oh, oddio, è volato! Grande. Madonna! Vaffanculo! Vieni da questa parte, presto! Ok, ci sono, ci sono, ci sono, non gridarmi. Che ci dici? Sì? Sì? Che c'è? Perché è muto? Ah, ok. Sergente, mi fa piacere che stia bene. Non certo grazie ai crocchi. Merito del vostro uomo. Cola in gamba. È tutto ciò che rimane di voi. I crocchi hanno fatto prigionieri. In una taverna più su, aperti da MG42. Non siamo riusciti ad avvicinarci. Ora ci siamo noi. Cole, apri quelle porte. Ole. Attenzione! Oh, the fuck? Che succede?
No, arriveranno da qua. No. Oh merda. Questo è un po' più caotico, mi piace. Done. Dove? Ma da qui come cazzo ne esco? Guarda quelli. Stanno dormendo, guarda lì. Pirloni. Ma come faccio a prendere le 42 da qua? Ah. Non posso manco uscire. Sì, fra. Dillo che c'è un'altra 42. Dillo. A prendere da qua, a parte che non vedo così, non vedo un corno. Ascolta, vado, vado attento, andrà bene, dai, piano piano. Ok, cagare, vaffanculo. Shit, 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 shit. Ma che ne da furbi, prendiamo questa. Zack! No, aspetta. Sono ancora delle 42. Neutralizzato. È là sopra, devo andare. Stanno arrivando all'infinito i trucchi. Non ha senso manco sparargli, guarda. Sono ancora delle 42. Ci sono ancora delle 42, ragazzi. Madonna! Pensavo fossi nemica! Sono ancora delle 42. Ci sono ancora delle 42. Madonna! Oddio, minchia, ma a me urta quando gli si incanta il disco e devono dirlo ogni 2 minuti. Sì, 2 minuti, 5-10 secondi. Guarda, guarda fra poco. Ecco, sono ancora delle 42. Come una pecora. Niente, lo prendo. Porco Giuda! Ci sono ancora delle 42. Zack, andiamo alla taverna. La taverna è libera, seguitemi. Facciamo un cicchettino. Ritirata dalla taverna. Via! Uomo a terra! Bene. Raccogliete armi e munizioni. Appostatevi e coprite quella finestra. Signore, cosa c'è? Abbiamo quello che volevamo, i carristi intendo, e mi chiedevo... Sputa fuori, soldato, non ho molto tempo. Mi chiedevo perché non ce la filiamo, signore. Perché prenderemo la città, ecco perché. Pensavo solo che fossimo troppo pochi, signore. Distribuisci le armi a quei carristi e vedrai. Ascolta, i polacchi sono bloccati sul monte Ormel e si difendono come meglio possono. Avranno bisogno di rinforzi, rinforzi che dovranno attraversare la città per arrivare fino a loro. Ora... Okay. Sono tre! Sono tre? Come fai a sapere che sono per tre? Con così precisione. Oh, guarda. No, non mi sposto. Ecco un po'. Fatto bene. Dov'è l'altro? Minchia, ma non posso distruggere mortai e preoccuparmi anche dei tedeschi che entrano, se questi stronzi non fanno nulla. Branco di imbecilli. Minchia. Tua mamma è a secco. Oh, guarda, è in pieno lì. Guardali. Guardali. Vermi. Andiamo. Sul retro della taverna. Ok. Cosa però? Aspetta. Qua non arriva nessuno. Incredibile. No, aspetta, perché tanto il punto debole è questo. Arriviamo da qua. Più male.
Oh Jesus! Bel tiro. Toh, due granatine, le tiriamo. Partiamo dalla larga. Basta, stronzo. No, preferisco da qua. C'ho una visione aerea almeno. Però capisco perché alcuni sono nel verso giusto, stanno andando da noi, altri stanno ritirato. Beh. Qualcuno dai comandi sbagliati. C'è fuente. Granate fumogene! Occhio ai fumogeni! Nemici all'interno! Da morti, mentre. Oddio! Occhio, ragazzi! Mica raga, cazzo! Guarda, ma sono dei coglioni! Guarda, granate. Se mi ricordo che prima gli amici facevano di tutto per rimandarle indietro le granate, se non fanno un cazzo. Rimango lì a subire l'esplosione, ma che cazzo? Madonna, ora. Toh. Do fondo tutte le munizioni. Oh. Fatto? Dietro. Ecco, lo sapevo perché. Mi sarebbe tornata utile, lo sapevo. Andiamo stolti! Così fatto bene. Uscite da mano! Scomprate la strada! Arrivato! Dobbiamo attaccare sul fianco quel Tiger! Torna qui! È troppo pericoloso! Sono qui! Trovate un piede di porco! Oddio! Un piede di porco! Ma sfonda la finestra! Ma che cazzo! Un piede di porco! Ma la sei fuori! Bisogna trovare qualcosa. Ma rimasti la mente! Con granate e tutto! Cos'è questa roba? No, ma siamo matti! Ma dai, ma che stronzate! Che errore! C'è una finestra a fianco, sarebbe stata perfetta. Invece no. Pure questo! Incredibile. Incredibile, raga. È incredibile. È incredibile. Oh Jesus. Sta bucando per bene la casa. A terra! Come se ne avesse abbastanza di buchi. Senti a dove sparate qui. Un proiettile vagante potrebbe far saltare. Crucci in campo aperto! Un proiettile vagante potrebbe. Cosa? Aspetta! Cosa ha detto? Me lo sono completamente scordato. Oh yes. Oh yes, quel più. No, bro. Ok. Oddio. Hanno convertito lo scantinato in un deposito di munizioni. Qui ci sono abbastanza esplosivi da eliminarli tutti per sempre. Buona idea. Cole, piazza una carica su questi pareti. Callara e io ti copriamo. Non possiamo respingerli ancora a lungo. Sistema la bomba. Ok, classico. Tan-dan, 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 tan-dan. Lo so che sta scadendo, fra. Non se lo faccio. Ok. Ora saltiamo in aria. Che immagino l'esplosione con i controcoglioni. Ma che succede?
L'innesco deve essere difettoso. Aspetti qui. Sergente, un momento! Se non funziona l'innesco, le cariche sono difettose. E noi siamo morti! Jonathan! Non esplode. Oh, Gesù. Lo sapevo! Porca giù. Sta bene? Madonna. Ah, oh, bene. Riesci a stare in piedi? Non cadere, eh? Per un momento abbiamo pensato di averti perduto, come... come Kallar. Lo proporrò per la Victoria Cross, sai? Sì. E te per una promozione. Ci si pulirà il culo, lui. Bene. Qualcuno contatti il comando. Ora possono far avanzare i carri per Saint Lambert. I polacchi finalmente avranno i loro rinforzi. Prendere la mazza è una cosa. Ora... ora dobbiamo tenerla. Ok, signori, quest'altra parte di Call of Duty giunge al termine. La prossima sarà l'ultima. E poi, oh mio Dio, oggi è esattamente 23 novembre. Settimana prossima, di venerdì, il 2 dicembre, esce The Callisto Protocol. Quindi, probabilmente domani o dopodomani vi porto la parte finale di Call of Duty. Poi... magari postiamo, porto un po' di Warzone, vediamo cosa mi gira. E poi 2 dicembre io non voglio sentire altro, devo fare Callisto Protocol finché non mi scoppia la testa. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuta anche questa parte e noi ci vediamo qua alla prossima. Ciao a tutti.